E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a prendercela con Sony PlayStation. Ma sapete perché? No? Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iUpZane, di seguirmi su Instagram se volete assistenza Apple ed ovviamente anche di acquistare il merchandising di AppleZane.net. Tutto qui sotto in descrizione. Ma andiamo a parlare di ciò che è successo proprio ieri sera. Allora, ieri sera io ho detto, vabbè, era l'una, ho detto non sono in live su Twitch, che faccio, che faccio, che faccio? Gioco un po', non lo so, alla PlayStation. Accedo alla Play e mi segnala la PlayStation che il mio account non ha fatto accesso sulla PlayStation, il mio account del PlayStation Network. Allora che reinserisco password e mail e mi dice che l'account è stato sospeso. Allora che io, un po' incazzato, cosa faccio? Cerco di rimembrare cosa ho fatto ultimamente con l'account. E proprio ieri sera mi è arrivato il rimborso di un reso che ho chiesto al PlayStation Store. Perché praticamente ho acquistato un gioco da 19,99€, solo che questo gioco non mi piaceva, allorché ho effettuato un reso. Io credo proprio che il reso sia una legge europea, cioè una tutela della legge europea, quindi io potevo farlo tranquillamente, anche perché mi è stato consentito, quindi effettivamente si poteva fare. Ma ho collegato le due cose, ho detto, non vorrei che mi hanno disattivato l'account solo perché ho fatto sto reso. Io direi di andare a chiamare l'assistenza Sony, insieme, Sony PlayStation, per vedere cos'è successo. E spero di non scoprire spiacevoli inconvenienti. Ora, io non ho ancora chiamato, quindi lo faremo adesso insieme. Infatti adesso prendo il mio iPhone, che ho qui in tasca. Vediamo, eccolo qua. Prendo il mio iPhone, compongo il numero, che tra l'altro se volete vi lascio qui sotto in descrizione se vi interessa, e andiamo a telefonare a questi tizi. Andiamo a scoprire cosa è successo. Ok, numero composto. Vediamo di andare a telefonare a questi. Grazie per aver chiamato il supporto PlayStation. Per richiedere assistenza su PlayStation Network, premi 1. Per richiedere assistenza su sistemi e accessori, premi 2. Ok, premiamo 1. Per ragioni di controllo della qualità e formazione, vorremmo registrare la chiamata. Cortesemente, digiti 1 per accettare la registrazione. Sì, ok. O digiti 2. Grazie. Perfetto. Siamo per metterti in contatto con un operatore del nostro team. Ok. Secondo me non andrà bene, raga. Grazie per aver contattato il supporto PlayStation, il mio nome è non posso aiutare. Salve, io avrei un problema. Mi è stato disabilitato il mio account PlayStation, praticamente, del PSN, ma non so come mai. Cioè, vorrei una delucidazione, onestamente. Ok, mi dai il tuo indirizzo email? Sì, vediamo. L'indirizzo è... Ah, ho capito. Ora, hai utilizzato un account PayPal in questo profilo, no? Mi confermi sì. L'indirizzo email? Sì. L'indirizzo email per È lo stesso, del... è uguale. Ok, mi dai il tuo nome e cognome? È Mirko Ponzio, Mirko con la K. Comunque, guarda, il tuo profilo è stato bloccato perché si è creato un debito. In buona parola è stato usato un acquisto a 19,99 dalla, probabilmente, PayPal. Sì. E niente, si è creato un debito nel profilo, ti è stato rimborsato non da noi, in poche parole. Quindi, se niente, ti sei ripreso di un contenuto che avevi ricevuto e si è creato questo debito. Mi sa che sei tu che hai chiesto il rimborso per questo. Sì, ho chiesto io il rimborso perché ho sbagliato ad acquistare il gioco, quindi non sapevo come fare, quindi ho chiesto il rimborso a... Avevi scaricato? Sì, ma non ci ho giocato praticamente. È stato, infatti, l'acquisto e il reso sono stati fatti dopo 10 minuti praticamente. Ho capito, guarda, quello che potete fare, quello che avremmo potuto fare, se ci avessi contato, ovviamente prendo scaricato, ti avremmo detto che non era rimborsabile, ok? Ok, ma perché non è rimborsabile? Scusi, se io sbaglio a fare un acquisto, non posso essere rimborsato, non ho capito. Allora, sì. Secondo la policy, ora non ti vengo a dire il mio parere. No, ma infatti, tranquillo, io voglio sapere. Però della Sony PlayStation sarebbe che
un gioco ti è rimborsabile se non lo scarichi, ok? Cioè, tipo tu l'acquisti e dici, allora, questo per sbaglio, no? Scaricato, lì te lo rimborsiamo, ok? Entro 13 giorni, Eh beh, ma poi dopo poi altri se lo 13 acquisto si giorni. scarica in automatico, quindi come faccio a decidere se non scaricarlo o meno? Cioè, appena io sul PlayStation Store faccio acquista, si Non per scarica. forza si scarichi in automatico, se tu hai l'impostazione così, ovviamente sì, è un po' una fregatura. Però, cioè, non per forza il sistema, diciamo che c'è questa impostazione per scaricare in automatico. No, Per esempio, ho capito, io sto, ma adesso per magari sto giocando su questo, l'account. si scarica in automatico. E poi adesso è fermato che l'account non bisognerebbe pagarsi un debito in cui ho preparato una carta, con un voucher, capito? Se compri tipo un voucher da 20 euro, c'è cioè il codice, per riscattarlo nel tuo profilo e di toglierti questo debito. Ah, quindi io Purtroppo devo pagare, cioè, di nuovo questi 20 non euro per far sbloccare il profilo? Pronto? La sento male, purtroppo. comunque dicevo, sì, purtroppo sì, bisogna pagare questi 20 euro per sbloccare il profilo. Ho capito, quindi io praticamente se non pago questi 20 euro, i soldi che ho speso per il PlayStation Plus, per gli altri giochi acquistati, praticamente vanno perduti. Si sarebbero persi, è abbastanza ingiusto. Io la sento malissimo, purtroppo, si sente male. Dicevo, sì, purtroppo tutte le cose legate a questo profilo sono perse. È una Perso. politica Profilo. un po' restrittiva, cioè perché per un rimborso mi disattivano tutto l'account con Però tutti i soldi che ho purtroppo. speso, cioè. È una cosa che va in automatico, Ho capito. Penso. Ho capito. Sei d'accordo. Però anche per un tipo che metti che ti rimborsano un centesimo, l'account va sotto. Ma quindi scusi, una domanda, se io non posso accedere al PlayStation Network, come faccio a saldare ad esempio questo debito per sbloccare? Nuovo di pratica di questa chiamata. Ha acquistato i codici, ci contatti, ci dai questo numero e ci dici qua ho comprato le carte per il debito e noi le attiviamo nel tuo profilo, Ho ok? capito, ho Però sì, capito. l'unico modo è che le attiviamo noi per te. Ma mi dispiace, però No, purtroppo lo so che è una politica. non è colpa tua, lo so assolutamente, però dico è una politica un po' restrittiva perché, cioè, Sì, un non po' è che perse. uno lo sa che non deve scaricarlo sulla Play, è una cosa automatica, tu acquisti dal sito, cioè dallo store e in automatico si installa sulla Play, quindi tu non è che lo sai che, cioè, succederà questo e non potrai fare Anche un un po' la re. fregatura per il download automatico, capito? Ho Per esempio, capito. Andrea non ce l'ho, Ho cioè, capito, per dovrebbero fare esempio, un po' quando più acquisto un chiarezza gioco. o dare un'alternativa quando si accende la Play la prima volta e dire Sì, perché attiva il ho altre download cose, sono automatico d'accordo oppure su no. un modo per Lo so. Va bene. lavorare anch'io che certe cose andrebbero aggiornate, però Lo so, lo so. purtroppo siamo ancora così, Lo so. ok? Va Ma bene, come ti grazie metto come di mille. pratica? Ah, il numero di pratica qual è? Così me lo segno. 3-2. Va bene, sei stato gentilissimo. Io ti ringrazio, anche se, diciamo, il problema non Certo, si è ancora risolto, anche se però. non è molto piacevole, ti capisco. Grazie delle informazioni. Comunque, a presto. Ciao, ciao, grazie. Allora, ragazzi, in sostanza, riassuntino perché la chiamata è stata un po' così, dato che si sentiva male, non so, questo era chiuso in uno stanzino, non lo so che cazzo. Allora, cioè abbiamo capito che anche lui, ovvero il tizio dell'assistenza, mi ha dato ragione, nel senso è una politica molto scorretta, molto strana, andrebbe cambiata, mi ha sottolineato. Comunque, quindi in sostanza, io ho fatto questo reso, giusto? 19,99 euro. Mi è stato rimborsato tramite PayPal. In automatico io sono in debito con Sony di 19,99 euro. Ho perso tutti i miei dati di quell'account. Io ho speso più di 1.000 euro in 5 anni in quell'account, fra abbonamento annuale che costa 50-60 euro, non ricordo, tanto lo fa in automatico, quindi chi se ne frega. Giochi scaricati dal PlayStation Store comprati, bene o male, credo un 800-900 euro perché, cioè, mi piace giocare quando ho tempo libero. Poi faccio anche live su Twitch, cavolo, è chiaro che i soldi li spendo. E quindi io avrò perso tutto questo se non li rimborso di 19,99 euro. Però loro non mi dicono, da nessuna parte, dovrei leggermi tutto il contratto degli accordi di licenza che tu premi accetta, dove ci sono tipo scritte, non lo so, 5 milioni di parole, quindi tu non lo troverai mai perché non c'è un tasto cerca per trovare le parole. Ma comunque, io dovrei rimborsarli anche se loro non mi avvisano che se si scarica il gioco sulla Play non è più possibile rimborsarlo. Ora,
Io vorrei capire, cioè, se voi andate sul PlayStation Store, chi ha la PlayStation sicuramente lo saprà, tu vai sul PlayStation Store, fai un acquisto ed in automatico si autoscarica sulla Play, cioè ti installa il gioco, è una cosa automatica, acquisti, appena parte il, cioè l'acquisto, parte anche il download e si installa sulla Play, quindi in automatico. Lui mi dice, sì però devi, lo puoi disattivare delle impostazioni, ok, ma se di default me lo date così, e io non lo so, perché giustamente non è che quando tu accendi la Play ti dicono, se tu installi un gioco è già tuo, non lo puoi, cioè non puoi averlo rimborsato, cioè se me lo dicono io, allora io ci faccio attenzione, io lo do per scontato che ci sia questo download automatico una volta che acquisti il gioco, ma comunque a prescindere dalla politica, ripeto, anche il ragazzo mi ha dato ragione, è una cosa un po' scorretta se così possiamo dire, cioè io non mi sono mai lamentato di Sony PlayStation, però cavolo ragazzi, più trasparenza, non mi dite ora nei commenti, perdonatemi, non scrivete, vi giuro perché mi incazzo come una bestia, non scrivete, eri tu che dovevi leggere i termini e le condizioni, perché sfido chiunque nel pianeta Terra ad aver letto più di, non lo so, 500 pagine di termini e condizioni di Sony o di qualsiasi altro marchio, perché veramente ragazzi mi incazzo davvero, ma mi incazzo così tanto che qui sotto non ci saranno neanche commenti di questi che scriveranno, perché li bloccherò tutti, perché ragazzi non è possibile sapere una cosa del genere, che appena tu lo scarichi non puoi più avere il rimborso, anche se il download è automatico quando lo acquisti, cioè non si può fare in differita, cioè non so neanche se ci sono le impostazioni, lui dice di sì, ma non lo so perché non è una cosa a cui pensi, cavolo, non è una cosa a cui pensi, onestamente, secondo me, dovrebbero rivedere queste condizioni, perché anche se tu ci giochi, oppure un sistema di riconoscimento, cioè facile, facilissimo, tu acquisti, si scarica, se tu premi sul gioco e apri il gioco, allora ok, io non l'ho neanche aperto, ho sbagliato, volevo comprare un altro gioco, ho preso quello che era una versione diversa, tutto qui, non l'ho neanche avviato e ho avviato direttamente la pratica di rimborso con PayPal. Stop, cioè non capisco perché io abbia questa limitazione del cavolo. Non sapendo, non posso leggere 500 pagine di termini e cose. Dai, raga, veramente. O qualcuno mi ha scritto su Instagram l'altro giorno, quando ho detto che avrei fatto sto video, Mirko, leggiti bene il regolamento. Ma come faccio a leggere bene il regolamento? Cioè, perdonatemi, ci sono un botto di pagine e non è detto che quella cosa che io sto cercando sia scritta in termini comprensibili, perché le aziende solitamente fanno questo, parlano in termini aulici così da confondere l'interpretazione di un contratto, ad esempio, perché non è abbastanza chiaro, ma è un po' vago, quindi ti danno una possibilità di aver ragione, ma anche di sbagliare. Secondo me, dato che decidono alla fine sempre loro, cioè decidono loro, quindi non hai possibilità di replica se loro hanno quelle regole, è inutile secondo me anche leggere il regolamento, perché il regolamento, a parte che è lunghissimo, ma poi se loro decidono di non farlo, non lo fanno, è semplice, infatti il ragazzo mi ha detto proprio questo. Però va bene così, io farò il rimborso di 19,99€? Non lo so proprio, o forse sì, vabbè. Ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa devo fare. Alla fine della fiera è meglio recuperare con soli 19,99€ tutto quello che ho perso, oppure no? Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo video sfogo. Un saluto da Mirko, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui per applezen.net e ciao! Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezen.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito applezen.net.